di nuovo a Berlino per IFA 2017, siamo nello spazio di Sony, andiamo a conoscere XZ1. Tre prodotti oggi lanciati qui a Berlino, uno un po' in sordina, l'XA1 Plus, difficilissimo tra l'altro riuscire a mettere insieme tutti i codici dei prodotti di Sony che sono un po' difficili da ricordare. Questo invece è il nuovo XZ1, arriva in due versioni, quella che vedete nelle mie mani con un display da 5,2 pollici Full HD, poi esiste la versione Compact invece che è la versione da 4,6 pollici. Sì, lo so, le cornici superiore e inferiore sono un po' generose. Forse scelta giustificata dal fatto che ci sono gli altoparlanti stereo, una delle caratteristiche di questo smartphone. Andiamo subito a vedere quali sono le indicazioni tecniche principali. Allora, vediamo un attimo il dettaglio tecnico. Display 5,2 pollici di diagonale Full HD. La fotocamera è alla parte posteriore 19 megapixel, la parte frontale invece da 8 megapixel. All'interno il processore più potente che il mercato possa offrire in questo momento, Snapdragon 835 con 4 giga di RAM. Questa è una caratteristica condivisa tanto dal modello grande quanto dal più piccolo. Se diamo un'occhiata al software notiamo una cosa, che l'ingranaggio delle impostazioni è in basso. Perché? Perché questo telefono è il primo in pratica con all'interno Android 8.0. Questa è una delle caratteristiche davvero da ricordare. Arriverà intorno alla fine di settembre, come annunciato globalmente tra l'altro in altri mercati già nei prossimi giorni. Tenete conto che questa data d'uscita ci porta insomma al record, se volete, insomma al primato di essere il primo prodotto con Android 8 nativo a bordo ad arrivare sul mercato. Allora, vi ho detto della fotocamera, 8 megapixel sul fronte, 19 megapixel sul retro, ma la fotocamera ha una particolarità, quella di poter cioè catturare dei modelli tridimensionali. È un sistema tra l'altro molto semplice quello che potete utilizzare, lo vedete qua, la creazione 3D con quattro possibili applicazioni: la scansione del volto, la scansione dell'intera testa, la scansione del cibo o quella libera di un oggetto. Vi faccio vedere ad esempio quello che si può fare, no? Qui c'è la parte di tutorial per mostrare il funzionamento. Io scelgo la scansione del volto, anzi scusate, scelgo la scansione libera di un oggetto, e che cosa posso fare? Io in pratica posso girare intorno a questo prodotto, ve lo mostro anche in questo momento. Faccio vedere ad esempio il tutorial che viene mostrato per la creazione di un modello 3D di una testa, no? Vedete, la fotocamera in pratica viene utilizzata per riprendere lateralmente, c'è proprio una guida all'interno del telefono che vi aiuta a costruire il modello. Man mano vi spostate intorno all'oggetto che dovete fotografare, voi vedrete che il modello 3D va via via formandosi. Dopo aver fatto le foto laterali, passate alla parte superiore della testa e via via viene creato dunque il modello secondo le indicazioni che vengono riportate, no? Questo ad esempio è la guida per la scansione del volto che io adesso ho attivato ma che non utilizzeremo. Altre caratteristiche di questo prodotto sono il fatto di avere una certificazione IP68, quindi resistenza alla polvere, all'acqua, all'espansione con una micro SD sempre a disposizione, il sensore delle impronte digitali che viene nascosto nel pulsante di accensione del telefono. Volume rocker in questa posizione e come sempre nel mondo di Sony anche il pulsante di accesso diretto alla fotocamera. USB Type-C è il connettore nella parte inferiore. Un piccolo dettaglio che ci ha lasciato un po' perplessi, vedremo quello che succederà poi utilizzando questo prodotto, è quello della batteria, perché tanto il modello Compact quanto il modello normale, chiamiamolo così, hanno una batteria da 2700 mAh. Vero, Snapdragon 835 ha una gestione dei consumi molto avanzata e tra l'altro dei consumi molto parchi, però non vi nascondo che qualche perplessità con una capacità di questo genere la conservo.
Allora, essenzialmente abbiamo visto tutti i dettagli fondamentali di questo telefono, che poi avremo modo ovviamente di conoscere meglio. Un bundle in vendita con l'acquisto entro il 24 di settembre, avrete in regalo un paio di cuffie il cui valore è di 300 euro, quindi davvero un'offerta molto interessante. Il prezzo italiano sarà di 699 euro per questa versione da 5,2 pollici, mentre la versione da 4,6 pollici compact costerà 599 euro. Insomma, è il ritorno di Sony con un'evoluzione rispetto a quanto conoscevamo, ovvero l'XZ Premium. Vedremo quello che dirà il mercato. Ci vediamo più tardi da Berlino.